lo prendo per il bavero a questo negro. Cioè, l'ho preso per il bavero. Cioè, una ragazza venuta da lei le ha detto: guardi, che quello lì. No, mi ha messo le mani addosso. Lo prendo per il bavero e dico: ma cosa fai? Lui mi fa: lei non sa cosa mi ha detto. C'è il tipo, ho detto: sono il sindaco. Mi fa: non mi interessa che lei sia il sindaco. Senta, sindaco, lei è stato molto criticato per questo video, insomma, per le sue affermazioni, ma si è pentito, no? Io ho pentito, ma guardi che io devo tutelare la mia città e cerco di farla al meglio, e mi creda, visto che sono al terzo mandato, visto che sono al terzo mandato al consenso dei cittadini, e cerco di mantenere il livello della mia città nell'ordine, eccetera. Volevo dire all'onorevole Civati, però, visto che sentivo la discussione di prima, visto che sono stato un quarto d'ora ad aspettare, volevo dire: ma quando attaccavano Berlusconi, che gli hanno fatto di tutto, compreso il cucù della Merkel, che io ero presente, che non esisteva, allora sto dicendo, a suo tempo con Berlusconi andava bene, adesso che lo facciamo con Renzi non va bene. Visto mi sembra che mi un po' chiama strano a me, che io so purtroppo come avrà sì, capito. Sì, Civati non è più nel Partito Democratico, se vuole deve rivolgere questa domanda a Vermini, casomai. No, però il garantismo che ho espresso prima di fronte a una porta vuota, diciamo, in quella fase, l'ho espresso anche in passato. Purtroppo Di Piazza, forse mentre dava del negro alle persone che hanno la pelle diversa, si è distratto un attimo. Quindi Ermini, voglio sentire anche se Driga il Barbacetto. No, non mi sono distratto. Ho letto, ho avuto il piacere sempre di leggere, oltre che i giornali di centrodestra, anche La Repubblica. Vi assicuro che per vent'anni avete fatto di Berlusconi delle cose incredibili. Altro. Ermini. No, non sbaglio, bianco, non ci vado, non sbaglio. Bianco, bianco.